240 quintali di dolciumi e 180.000 visitatori hanno salutato il Carnevale di Fano 2016, definito dagli organizzatori un'edizione da numeri record. Giornate baciate dal sole, turisti provenienti da ogni parte d'Italia, tribune e palchi esauriti, delegazioni estere e 1.000 camper che hanno occupato ogni posto disponibile. Tutto questo ha contribuito al successo della manifestazione, conclusa come da tradizione con il rogo del pupo e l'estrazione della lotteria in piazza 20 settembre. Anche quest'anno non sono mancate le polemiche per il getto, per i carri riproposti, per la mancanza di parcheggi. Ad esempio il presidente del Camping Club Fano, Paolo Diotallevi, ha richiesto di predisporre più aree di sosta per i camperisti, aumentando così la loro partecipazione. D'altra parte gongolano l'ente carnevalesca e il sindaco di Fano Massimo Seri con una lettera. Il primo cittadino ha fatto il bilancio della kermesse definendola un'edizione internazionale, quella dell'innovazione, delle conferme e della grande passione. Entusiasti anche i titolari e i gestori di bar, negozi, ristoranti e alberghi. Io penso un carnevale come questo quest'anno non l'abbiamo mai avuto, anzi bisogna ringraziare la collaborazione che c'è stata con tutti, dai commercianti, che bisogna dirlo un po' negativa, le famose catene che non hanno rappresentato molto bene Fano come città del carnevale. Gli alberghi invece pieni? Pieni, la prima uscita lo sappiamo vicino Natale e anche motivo tempo, ma la seconda e la terza hanno dato grosse soddisfazioni. Anzi, dirò per il prossimo anno, può darsi dopo 14 andremo a 16 l'apertura degli alberghi. Hanno riconfermato quest'anno anche un altro evento molto importante per gli alberghi, ovvero la Colle Marathon. Può dare un attimo un respiro di sollievo? Sì, perché prima di tutto è bassissima stagione per noi. È una cosa eccezionale portare avanti questo discorso della Colle Marathon, perché arrivano migliaia e migliaia di persone e a livello pubblicitario, a livello anche come promozione turistica del nostro territorio è unica. Io ringrazio Montanari, Annibale, ringrazio anche Cecchini Luciano, cugino, per quello che ha fatto. L'abbiamo visto molto teso durante i percorsi, però riesco a capire, muovere 50, 60, 70 mila persone sono cose molto importanti.